l'etica dell'air station e 26 domande sull'allungamento dei capelli. Ci sono 26 problematiche dietro ogni allungamento dei capelli. La sensibilità nostra è imparare a diventare presenti quando facciamo l'intervista conoscitiva, ma poi ne parleremo un po' più nel dettaglio. Poi ci sono le iniziazioni air station, che un rito si è sempre fatto, da sempre, sono cambiate le epoche, si fa ancora, però non siamo consapevoli di fare un rito del taglio dei capelli o dell'allungamento dei capelli. Sia nel libro, sia nella newsletter, eccetera, che sono tutti aneddoti che vi aiuteranno a capire qualche concetto per poi ridarlo alla cliente, perché la cliente ne sa più di voi. Nel rito ci sono gli aspetti psicologici della cliente, il linguaggio del corpo della cliente e la somatizzazione, fare suoi questo oggetto estraneo. Quindi sono piccoli procedimenti che vanno fatti durante, parleremo un attimo degli strumenti operativi e poi le fasi del montaggio, lavare, come si sovrappone la ciocca, come fluidifica il polimero delle ciocche a fusione, la manipolazione delle dita, come devi farle e le varie problematiche che ci sono dietro. Poi c'è l'interpretazione del progetto e faremo qualche esercizio che ci aiuterà, lo faremo tra di noi, per interpretare le quantità dei capelli. Ok, però per quello lo facciamo più avanti. Adesso montiamo queste alla testina, vediamo che cosa realizzeranno queste giovani ragazze. Allora, che giornata bestiale oggi, è stata molto faticosa. Allora, no, dai, faticosa. Un giudizio della giornata. È molto personale, posso dire, certo. Quindi comunque va fatta una buona diagnosi del capello, una buona consulenza con la cliente, che è fondamentale anche, come dico, per rieducarla all'approccio proprio anche con il capello lungo. Poi ovviamente in base alla modalità che si decide di andare a montare, se con la cheratina, con la fusione, col ring, con la tessitura, qualsiasi esso sia, l'importante è che all'inizio bisogna appunto educare la cliente, quello è fondamentale. Come si lava, con quali prodotti, con la modalità da utilizzare, qualsiasi. Ma una cosa importante che abbiamo studiato oggi, nel momento che finiamo un allungamento di capelli, dobbiamo dire alla cliente di ritornare almeno tra un mese, esatto, per vedere, perché se no la garanzia dei 100 giorni, come la possiamo dare? Non la possiamo dare assolutamente. Esatto. Che sono pratici. Veloce, pulito, efficace. Tre parole per descriverlo. Una brava ragazza e vedremo i suoi lavori, mi raccomando, nel gruppo Gallori Group Academy potrete visionare i lavori della giornata anche di oggi. Bene, va bene. Grazie. Grazie, ciao.